Se scaccia crisi lo sapremo tra breve. Domenica infatti i biancazzurri sono attesi dal cimento interno Seprobanti contro la capolista Frosinone. È stata senza dubbio però la vittoria dell'orgoglio, del coraggio e del gruppo, tutto dalla parte dell'allenatore, anche se a tal proposito ripeto precisa. Ma io credo che non sia solo la squadra che sta col tecnico, perché il fatto stesso che tutti chiedessero alla dirigenza il cambio e questo cambio non c'è stato, vuol dire che la squadra e il tecnico sono compatti tra di loro, ma mi sembra che anche la società abbia dimostrato di avere una visione abbastanza lunga, dice, non solo, no, abbastanza periferica, non solo sull'immediato. Tornando al match, il meglio nel secondo tempo. Non che il primo sia stato da buttare, la squadra è vero, ha rischiato poco e nulla, ma ha accusato troppo il colpo provocato dalla rete del vantaggio bresciano, peraltro casuale, realizzata da Benali. Il Brescia infatti si è limitato ad amministrare il vantaggio, mentre i biancazzurri si sono abbassati senza reggere, se non nel finale di frazione. Problema senza dubbio di natura psicologica. Al rientro la svolta, con un atteggiamento e un piglio decisamente diversi, a prescindere dal sistema di gioco, mutato ben tre volte nell'arco dei 90 minuti. Dall'iniziale 4-4-1-1 con Pasquato alle spalle di Melchiorri, al 4-4-2 puro con due punte vere di ruolo, Maniero più Melchiorri, al 4-3-3 dei minuti finali, Lazzari mezzala e tridente Politano Maniero Melchiorri. Squadra in realtà da subito più alta e compatta, premiata in insomma l'intraprendenza. Senza dubbio la scelta del 4-4-2 ha dato compattezza, un sistema di gioco che offre una copertura centrale maggiore. In questo senso il 3-5-2 sarebbe l'ideale per questo organico. Di certo non è stata la chiave del successo, figlio invece del coraggio dimostrato nei secondi 45 minuti. Risposte importanti sono arrivate da Maniero e Melchiorri, possono coesistere benissimo, sono complementari. L'uno, Maniero, va incontro al pallone per dialogare con i compagni, strepitoso tra l'altro il gioiello dell'1-3 da tramandare ai posteri. L'altro, Melchiorri, attacca come pochi la profondità. Entrambi hanno segnato già complessivamente 13 gol. Senza considerare poi un elemento duttile come il centrocampista Memushai, il leader che mancava alla squadra. Insomma, il primo vero snodo della stagione è stato superato con autorevolezza. Adesso però, senza naturalmente esaltarsi, è doverosa una serie di conferme, soprattutto in casa, dove i biancazzurri devono, tra le altre cose, combattere anche contro lo scetticismo ambientale, in realtà non del tutto ingiustificato. Negli ultimi tre campionati, giornata di ritorno della Serie A, la Serie B dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, non è che abbiamo offerto partite entusiasmanti. Io ho detto, e lo ripeto, che per me la miglior partita degli ultimi tre anni è stata quella con il Trapani, la prima di campionato, in cui non siamo riusciti a vincere, ma la squadra ha giocato un gran bel calcio. Credo che si possa tornare su quella falsa riga, e lo si può fare se c'è una certa tranquillità psicologica, tranquillità mentale, unita a una forte determinazione e, come ti dicevo prima, una presa di coscienza dei problemi.